fatta, ce l'abbiamo fatta, sono Bernarda, grazie dietro le quinte che ci stai aiutando, sono Bernarda, qui siamo... Allora, sono sicuro. Assolutamente, c'è un bruttissimo maltempo a Medjugorje, abbiamo fatto molta fatica a entrare, non dovevamo entrare tramite la diretta, ma tramite un'altra procedura, ma adesso abbiamo provato, sono Bernarda ha avuto l'illuminazione e siamo qua con voi, speriamo di non avervi perso tutti perché siamo entrati in diretta 22 minuti dopo. Comunque, con Fra Michele abbiamo pregato e abbiamo trovato la soluzione. Bene, intanto iniziamo con un Padre nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sor Bernarda, dimmi a salutare un attimo e poi vai, c'è solo la voce, scusami. Siamo tra amici questa sera, amici. Buonasera, pace e bene. Sono felice, sono in paradiso adesso. Buona festa della Beata Vergine Maria di Fatima, eh? Collegamento di cuori. La Medjugorje a Fatima, eh? Buona festa! Grazie. C'è Angela e due testimoni dell'Apocalisse. Tutto quello che succederà, noi ve lo diremo in diretta. Bene, a proposito di quello che succederà, questa sera facciamo una chiacchierata fra amici, poi il tema centrale sarà appunto quello che ho iniziato a Fatima, lo finirò a Medjugorje, il mio cuore immacolato trionferà. Questo sarà poi, come dire, il clou del nostro argomento. Però iniziamo con una chiacchierata fra amici e diciamo che in questi giorni a Medjugorje sta piovendo molto, ma la grazia è sempre la stessa, forse di più perché ci purifica questa pioggia. Quindi. Anzi, l'altra notte fra Michele non pioveva, cioè direttamente cadevano fiumi di acqua. A un certo punto ci siamo un po' tutti preoccupati, vero? Ci preoccupiamo, ma quando piove a Medjugorje l'acqua dicono che è benedetta, quindi... Accogliamo anche la pioggia, specialmente in questo tempo dove in Italia c'è tanta siccità, adesso grazie a Dio sta piovendo, però quando piove è sempre un dono di Dio. Sempre, qualsiasi cosa è un dono di Dio. Qualsiasi cosa, Lusa. Mattino quando sorge il sole è dono di Dio, perché sorge sui buoni e anche sui cattivi. E accogliamo tutto quello che viene come una grazia e come volontà di Dio. Bene. Allora, Fra Michele, tu sai, e lo sapete anche voi che ci state seguendo da casa, che l'idea di questa pagina Associazione Cinque Sassi è un po' quella proprio di portare Medjugorje ancora nelle nostre case, perché è meraviglioso venire qua, rispondere alla chiamata, vivere questi giorni di grande grazia, ma poi quando si rientra a casa si tende un po' a perdere tutto perché si ritorna nella frenesia e nella follia delle nostre città e quindi rimane questo ricordo che poi nel tempo diventa sempre un po' più vago. Allora proprio l'idea di parlare con testimoni di Medjugorje, oggi parlare da Medjugorje perché sono qua con un gruppo di amici, ecco, è proprio quella di portare Medjugorje nelle nostre case in Italia. Allora, oggi ho sentito Padre Francesco, ha fatto una catechesi nel capannone e ha detto... noi pellegrini, quando veniamo a Medjugorje, ma io aggiungo, soprattutto quando torniamo nelle nostre case, dobbiamo chiederci, Maria, perché mi hai chiamata qui? Ecco, tu su questa idea della chiamata di Maria qua a Medjugorje, anche perché le domande adesso te le butto così al brucio. Non si è preparati niente. Secondo te, la tua esperienza, perché tu sei stato un super chiamato, nel senso che... Super miracolato. In quel senso, sei arrivato con un bel carico, tutti noi arriviamo con un... Il padre Lio diceva che a Medjugorje arrivano i cani sciolti, no? Proprio vite tutte lontane da quello che è il cliché della fede cattolica, però c'è una piccola apertura di cuore che permette questa chiamata. E se noi rispondiamo, poi veramente la grazia sovrabbonda, no? Dove più c'è stato il peccato, più sovrabbonda la grazia. E noi ne conosciamo di queste persone, no? Quindi, tanti. E allora, secondo te, Fra Michele, noi che siamo chiamati, no? A questa domanda, Maria, perché ci hai chiamata qui? Che cosa possiamo rispondere, secondo te? Vabbè, la domanda è, per me è molto chiara, e penso anche alla risposta. Sicuramente la Madonna ci chiama in questo luogo santo, unico, a causa unico perché
la grazia di Dio è dappertutto, però forse questo luogo è stato scelto da Dio attraverso la nostra madre perché per risvegliare la nostra fede. I nostri cuori sono ormai talmente chiusi che abbiamo bisogno anche proprio di sentire e sperimentare questo amore di Dio che il Signore magari parla al cuore di tutti gli uomini, però in questo luogo sentiamo, non è che sentiamo la voce del Signore, ma il suo amore sì, attraverso le cure, attraverso l'affetto della Mamma Celeste, sperimentiamo proprio questo, questo amore di Dio che si sprigiona attraverso il cuore della Madonna. La Madonna è nostra madre e sta facendo di tutto in questo tempo per raccogliere i suoi figli per prepararci alla grande battaglia. Grande battaglia perché stiamo vivendo veramente un tempo unico dove c'è tanto male, sicuramente, tanto male spirituale, ma c'è anche tanta grazia di Dio. Assolutamente. A proposito della grande battaglia, prima di tutto qua c'è la leggente Maria che ogni volta alla fine dell'apparizione da un po' di mesi a questa parte, quando io la sto sentendo, dice sempre: da quando è iniziata la guerra in Ucraina noi stiamo pregando tutti i giorni per chiedere la pace, no? E Michele Raffini nei giorni scorsi ha anche detto una cosa particolare: quando è iniziato il Covid in Italia mi chiamavano tutti per dirmi ma stanno iniziando i segreti, e lui, non sapendo, giustamente ha chiesto i veggenti, e i veggenti gli hanno detto: no, questo è ancora il tempo della grazia. E è iniziata la guerra in Ucraina e telefonavano dall'Italia a Michele e dicevano: ma siamo vicini ai tempi dei segreti? Lui ha chiesto di nuovo ai veggenti: no, questo è ancora il tempo della grazia. Questo per dire, ci sarà la battaglia, ma sì, con le battaglie che già vediamo siamo in realtà ancora nel tempo della grazia. Quindi quando ci sarà la battaglia vera, veramente sarà veramente solo la fede a poterci sostenere, non ci sarà altro. Sì, c'è la fede sicuramente, ma in base a quello che ci dicono i leggenti, dopo dico una cosa di Maria, sì, ma in base a quello che soprattutto ha detto Visca, che avremo la grazia anche in quel tempo, che la Madonna sarà con noi. Almeno uno dei tre leggenti che hanno l'apparizione quotidiana, uno di loro avrà per tutto il tempo dei 10 segreti, dopo l'apparizione, forse anche il messaggio che è importantissimo, perché è vero che abbiamo la parola di Dio, abbiamo tutto, ma sentire e ascoltare i messaggi della Madonna, proprio vedere come il cielo ci vede in questo tempo, no? Sicuramente la Madonna, ogni parola pesa a caro prezzo, ogni parola che lei ci dice, e quindi sapere che anche in quel tempo magari dove mancheranno un po' i riferimenti, la fede un po' traballerà, ma la nostra madre è sempre con noi e non ci abbandona. Dobbiamo soltanto chiedere la grazia oggi di poter avere la forza di ascoltare anche in quel tempo le sue parole, perché certo, non sappiamo come possiamo reagire davanti alle prove. Assolutamente, ma io penso, nella mia limitatezza di comprensione, che l'unico modo sarà, come lei dice, da tutti questi anni in cui scende viva sulla terra, l'unico modo sarà pregare. Sì, solo la preghiera ci può mantenere in contatto con la grazia e quindi con l'aiuto che ci potrà dare Dio, che nella nostra libertà ci farà, come dire, scegliere se rimanere attaccati a Lui attraverso la preghiera o se abbandonarci al mondo ed essere travolti, secondo me. Guarda, è giusto quello che dici, giustissimo, che pregare fa sempre bene. Però sicuramente le decisioni dobbiamo prenderle oggi. Cioè io penso che quello che decidiamo oggi determinerà non soltanto il nostro futuro, ma anche il nostro futuro eterno. Perché per pregare nel tempo della prova dobbiamo iniziare a pregare prima. Beh, perché sennò è più facile che imprechiamo e non che preghiamo. Io qua sono uno che ha un carattere abbastanza focoso. No? Non si direbbe. Sì, ti dico San Bernardo. Sta dicendo di più. Quindi, conoscendo i miei limiti, fin da oggi sto chiedendo la grazia che la mia mente sia sempre con Gesù, il mio cuore con Gesù, che ogni parola che, ogni cosa che faccio, ogni cosa che dico, mi sto già allenando oggi a essere più mite, cioè attraverso la grazia di Dio, no? Perché non si può sempre tutto risolvere con la nostra umanità. Penso che in quel tempo dobbiamo pregare, e se preghiamo già oggi possiamo anche aiutare la Madonna, essere le sue mani tese per aiutare coloro
che magari saranno nella confusione e che davanti al male reagiranno magari in modo non buono. Guarda, la penso esattamente come te, adesso mi fa tenere a mente una cosa. Quando io ero bambina ero andata ad una messa, perché ho avuto la grazia di avere dei genitori che mi portavano a messa la domenica, e quindi sono cresciuta nella fede. Anzi, vi farò una confidenza a voi e a voi. Mia madre era una novizia al Cottolengo di Torino. Mia madre doveva farsi suora. Poi, prima di dare i voti, ha avuto problemi di salute, quindi non li ha dati, e quindi sono cresciuta in questo clima di fede, e poi sono stata cresciuta dalle suore, insomma. Per me la fede è sempre, ho avuto la grazia di vivere la fede in maniera naturale. Ma mi ricordo ad una messa che il sacerdote aveva detto: aprite i vostri cuori a Dio. E io in quella messa ho detto: Gesù, io non ti apro il mio cuore, io te lo spalanco. E tante volte mi sono accorta che tanti chiamati di Medjugorje, Medjugorje, sono coloro che, come hai detto tu, la scelta dobbiamo farla oggi. Dicono che non si vede. Si vede o non si vede, ragazzi? Ok. Tante chiamate qua a Medjugorje, oggi sono un sì detto tanti anni fa nella nostra vita, e quindi sono sicura che quello che hai detto della forza che avremo poi nella battaglia saranno le scelte che facciamo oggi. Penso proprio che sarà così. Sicuramente sì. Le scelte e le decisioni dobbiamo prenderle oggi, dobbiamo scegliere già da che parte stare. E la cosa incredibile è che la Madonna ha già detto come andrà a finire. No, siamo certi, almeno io questa certezza dentro il mio cuore, che il cuore immacolato di Maria trionferà, guarda, qua siamo a Medjugorje, oggi festeggiamo la Madonna di Fatima, e la Madonna ha detto quello che... Ha iniziato a Fatima, completamente, ce l'abbiamo fatta. Ha detto così proprio, che quello che è iniziato a Fatima si concluderà qui a Medjugorje, no? E quindi siamo al sicuro, il cuore immacolato di Maria trionferà, quindi noi dobbiamo già scegliere oggi se vogliamo stare con chi vince o con chi perde. Chiaramente quello che perde, che è Satana, la Madonna ha detto mio cuore immacolato trionferà, ma Satana purtroppo avrà la sua parte. Questo l'ha detto sempre Visca, e l'ha detto più volte anche ai microfoni di Radio Maria, ma io scelgo di stare con la Madonna, con i miei limiti, con le mie miserie, con le mie difficoltà, però ogni giorno, proprio in comunità, ogni giorno, prima cosa che facciamo la mattina quando preghiamo è affidarci completamente al cuore immacolato di Maria. Poi iniziamo a fare le lodi, i nostri rosari, però nostra madre vuole che iniziamo la giornata proprio affidando la nostra missione, vocazione, responsabilità, le persone che incontriamo, il nostro spirito, soprattutto l'anima e il corpo alla Madonna, perché attraverso di lei tutto è più purificato, tutto è più puro, e quindi anche noi vogliamo assomigliare alla Madonna. Lei ha detto una volta: siete mie immagini e non immagini di Satana. Tutte le volte che facciamo qualcosa che non è nella volontà di Dio, tutte le volte che mettiamo io e non Dio, purtroppo non siamo sulla strada giusta. Quindi se ci affidiamo a lei ogni mattina, fin dall'inizio della mattina, la giornata si svolge proprio nella sua protezione, e anche lei indica la strada da seguire. Sì, assolutamente. E questo è proprio un percorso. Comunque mi dà anche, come dire, sollievo, come aveva detto Santa Bernadette a Lourdes, che la Madonna ha detto che all'inferno va chi volontariamente fa tutto contro Dio. Quindi questa volontà, insomma, penso che le cadute di noi persone normali non sono mai volontarie, ma sono per debolezza. Allora su quella debolezza dobbiamo sempre ricordarci della confessione, che ci permette di rialzarci. Però dobbiamo confessarci subito, perché il peccato altrimenti ci fa perdere la dimensione del peccato. Bravissima, potevo dirti una cosa su questo. Quando parla lo spirito si è sentito. È vero che anche la Madonna ha detto chi va all'inferno perché poi decide volontariamente di andarci. Però io devo dire una cosa in base anche alla mia esperienza. Che quando pecchiamo non è il Signore che ci condanna, ma più pecchiamo,
più ci allontaniamo dal cuore di Gesù, noi ci allontaniamo, perché il Signore Gesù e anche la Madonna sono sempre vicino a noi, soprattutto quando siamo più in pericolo. Il Signore mendica il nostro amore, però quando pecchiamo cosa succede? Che perdiamo il discernimento, perdiamo il desiderio della preghiera, perdiamo anche il desiderio di Dio e della vita eterna. Quindi il Signore che si inchina anche davanti alla nostra libertà non può fare niente. Davanti alle nostre scelte sbagliate non può fare niente. No, ci ama talmente tanto che ci lascia liberi. Però io ho visto personalmente persone morire imprecando e rifiutando il Signore Gesù, coscientemente. È terribile. Questa è la causa, è il peccato. Il peccato ti toglie proprio questo desiderio di Dio e anche di paradiso. Cioè, penso che tanta sofferenza che c'è adesso è perché l'uomo moderno, cioè della nostra generazione, non desidera più il paradiso. No. Ieri stavo sentendo... Ma secondo me non desidera perché non crede più al paradiso. Non crede, ma anche perché pochi ne parlano. Purtroppo. No, guarda, ieri mi stavo leggendo una cosa di Fatima, una giaculatoria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. C'erano certi che volevano togliere la sua giaculatoria. Mm-hmm. No? Infatti, delle volte quando vai a sentire alcuni rosari, la tolgono. No. Non dirmi questo. Togli questa giaculatoria, dimmi chi parla più dell'inferno. Ma non solo. Io sono stata a rosari dove non c'era più il rosario. Cioè in chiesa, cioè praticamente invece di fare il rosario delle 5 decine, facevano il rosario di una decina, cioè veramente... E qui ti volevo. Dimmi, rosario. Non ci sei messi d'accordo. Rosario. È doveroso stasera parlare anche un po' del rosario. Assolutamente. Perché, a parte che la Madonna, diceva sempre Padre Ioso, che quando appare con il rosario in mano. Io parlo con tanti pellegrini. Questa storia del rosario tanti non l'accettano, no? Perché comunque per pregare il rosario ci vuole coraggio, perché bisogna innanzitutto ritagliarsi il tempo per pregarlo. Noi qua suona la campana e siamo incoraggiati ad andare, no? Ma solo quando sei fuori, quando sei nel mondo, con gli impegni. La giornata, dice la nostra madre, il rosario è fatta di 24 ore. Devo lottare per avere il tempo per pregare. Certo. Non posso dire che non ho tempo, ma ad esempio diceva, di che non vuoi fare più bella figura. Perché comunque in 24 ore, un'ora a Dio gliela possiamo dare. Certo. No? Rosario completo, non so, durerà un'ora e 40, un'ora e 50, lo puoi fare. Le tre parti del rosario, come la Madonna ci chiede. Ma all'inizio fai fatica, perché pregare c'è tanta lotta interiore, dentro di noi, tanta lotta che viene da cornuto, no? Però poi quando hai pregato cambiano le prospettive. Bene. Io personalmente, noi preghiamo insieme il rosario, però io aspetto il momento più bello per me quando vado in camera mia la sera, che prima di addormentarmi mi faccio il mio rosario, quando ci do la radio, quello è il mio rosario, no, è il mio rosario, dove vado a dormire proprio con l'Ave Maria. Magari faccio tre Ave Marie e russo. Poi io comunque mi sveglio tanto durante la notte. Però vedo che se tengo il rosario, anche quando sono sveglio, che Satana comunque nella notte attacca. Sì, anche quando dormiamo. Sì. Quindi non posso andare a dormire così, no, come facevo prima. Io prima sul comodino mi tenevo le serine. Già piene. Che per me era inconcepibile stare lucido, non riuscivo, perché questo mondo, come lo vedevo io, a me non mi piaceva. Per tanti poi dicono che uno si droga perché ha delle ferite, perché non accetta quello, perché... Io personalmente, fin da piccolo, non davo un senso a questa vita, qui sulla terra. Non mi piaceva. Tutto che era già programmato, tutto che doveva andare già come doveva andare. E questa cosa mi faceva un po' perdere l'equilibrio. E adesso sono cambiate le priorità. Perché? Certo che la vita ha un senso. Quando scopri l'amore di Dio,
quando sperimenti l'amore di Dio e pensi al paradiso, certo che qui sulla terra è dono di Dio, la vita è un dono prezioso di Dio, no? Però con la prospettiva del paradiso cambia tutto. Certo. Cambia tutto. No? Ho una meta, so dove voglio andare e me lo do questa, certo con l'aiuto di Dio, ma lo devo desiderare. Vero. Cioè non è tutto gratis. Vero. Non è tutto gratis. Il cielo per me è dei violenti. Lo dice la parola di Dio, io non la capivo, no? Allora dicevo, se sei violento allora io ci vado. Però non è in quel senso, più fai casino, più... no, dei violenti che devi violentare ogni giorno, te stesso, che già, guarda, la battaglia dentro di noi è durissima. Io pensavo di evangelizzare gli altri, di convincere gli altri, ma ogni mattina devo decidere dentro di me da che parte è più stare. Facile evangelizzare gli altri che se stessi. È molto più facile. Con le parole. Però poi quando ti guardi allo specchio, vero, ogni mattina, cioè quando sei tu, l'angelo custode, il Signore, deve avere anche la forza di guardarti in faccia. Certo. Possiamo mentire magari agli uomini, ma non a Dio. Vero. Stavo dicendo, adesso la priorità per me è andare a dormire, non più con la siringa piena, ma con la croce sul comodino. Prima di dormire mi bacio la croce, magari arrivo in camera la sera, non riesco a fare l'atto di dolore perché sono stanco, ho già pregato, mi sono successo di tutti i colori tutto il giorno, ma l'impegno che ho preso è che prima di addormentarmi bacio la croce. E chi è che mi dà la forza di baciare la croce? È una donna. Perché lei mi aiuta a riconciliarmi con Dio, anche a fare l'esame di coscienza la sera, breve. Faccio l'esame di coscienza perché lì metto a fuoco quello che ho fatto durante la giornata. Me lo avevano insegnato le suore quando andavo da bambina, tutte le sere facevo l'esame di coscienza. E io avevo una mamma che lavorava in ospedale e faceva le notti. E da bambina, adesso meno male che sono grande che non arrivavano subito gli assistenti sociali, da 9 anni in avanti avevo i genitori che facevano i turni, mi capitava certe notti di rimanere da sola a casa, ma non perché mi volessero abbandonare, ma perché erano esigenze di lavoro. E io mettevo il rosario sotto il cuscino. Bravissimo. E non avevo paura, dormivo serena, perché mi dava la forza il rosario. Ma voglio anche raccontare un'esperienza che ho fatto qualche mese fa, un dono veramente. Mi sono, per questa fatica di dire rosario ce l'ho anch'io, tutti ce l'abbiamo se vogliamo essere onesti. E invece quel giorno il Signore mi ha fatto fare un'esperienza. Ed è stato che mentre io recitavo quel rosario, mi sono resa conto, ma proprio nella maniera, sperimentandolo proprio, che io stavo passando del tempo con Gesù. Cioè, perché noi quando preghiamo il rosario, in realtà siamo sempre distratti, lo diciamo di corsa, finalmente arriviamo alla quinta decina, è quasi finito. Ma non siamo veramente consapevoli che ci stiamo ritagliando del tempo con Gesù. Certamente. Io ho sperimentato che quel tempo di quel rosario l'ho vissuto con Gesù ed è stato tutto un altro rosario. Cioè non volevo più che finisse, perché ho sperimentato il mio tempo che lo stavo passando con lui. È stato bellissimo, però c'è anche da dire che visca, perché queste sono le chicche che Gesù, il Signore, ci dona. Visca, mi ricordo una volta, aveva detto: voi pensate che quando appunto il Signore vi fa queste grazie di quella preghiera profonda, proprio sentita, è più, come dire, ha più valore agli occhi di Dio. In realtà il valore più grande è quel rosario detto proprio perché devi, proprio perché decidi di dirlo. Senti, una volta mi ha detto così, quindi dicevo all'inizio che ho fatto un po' fatica a pregare, poi comunque devo dire che una grazia sicura che ho avuto è che a me pregare mi piace. Cioè io non faccio fatica a pregare, beh, faccio fatica quando non prego. Perché è una grazia. Se sono in preghiera sto bene. Mm-hmm. No. Poi chiaro faccio anche la mia lotta, perché sennò devo proprio decidere di pregare. Però quando preghiamo, soprattutto Santo Rosario, cosa che mi hanno insegnato? Che contempliamo i misteri di, certo, della vita di la Gesù, vita di Gesù, certo, attraverso gli occhi della Madonna. Certo. Lei mi spiega, no? Certo. Quel mistero. Certo. La nostra scuola qui a Medjugorje è molto semplice. Polbrodo,
Prendiamo il rosario sulla collina delle apparizioni, Monte Crisera tra Via Crucis. Padre Slacco diceva, io non l'ho conosciuto, ma mi sono scordato tutte le sue catechesi, perché comunque per la nostra comunità è stato un punto grande di riferimento. Io sono più vecchia, l'ho anche conosciuto, no. Grazie mille. È una grande responsabilità. La Madre Rosaria ci dice, quando incontriamo qualche uomo di Dio, non solo, la nostra vita deve anche un po' cambiare. Padre Slacco, vorrei dire ai tempi in cui veramente ti leggerà dentro, sì, grandi grazie, padre Ioso, immense grazie. Sì, sì, sì. E diceva, adesso mi ricordo cosa stavo dicendo, del rosario, che tu lo reciti facilmente, questa sì, grazia. Sì, del rosario, però è un po' anche questo, dell'armatura, no? Dell'armatura del rosario. C'è il messaggio della Madonna, dopo ne leggiamo un paio. Sì. Ma c'è un messaggio che mi piace tanto, che dice, rivestitevi dell'armatura, per entrare in lotta contro il male, no? Contro Satana, con Rosario in mano, no? Ma l'armatura è lei, non è Rosario. Rosario è un oggetto, no? È un mezzo, non è un amuleto, no? Il mio Rosario pieno di Ave Marie, l'armatura è la Madonna. Certo. Rosario tenerlo in mano. Io vedo tanti che tengono il Rosario al collo. Va bene, mettilo pure al collo, ma non è tenere il rosario in mano. Il rosario, qua a Medjugorje sono tutti con il rosario. A me è una cosa che mi aveva impressionato, uno dei primi pellegrinaggi che ho fatto. Siamo arrivati all'autogrill a Milano, perché la viaggio era di notte, se ti svegli sotto shock, no? I primi pellegrinaggi a Medjugorje. Mi sveglio a Milano, scendiamo da Puma a fare colazione, vedo tutti che si tolgono. Rosario, certo, no. Perché comunque qua, tornati nel mondo, qua sono tutti i fenomeni, certo. Belli, con i nostri abiti, le croci, tutto quanto. Poi ecco, magari uno qui che si mette la gonna lunga, sì, no? Sì. Poi si va a casa e ci vestiamo come nel mondo. Ma una volta che capisco come mi devo vestire, come mi devo comportare, certo, non è che vado in giro per strada con rosario a pregare l'Ave Maria, sono a casa, certo. Però se sono dal dentista prego il mio rosario. Certo. Sono sul pullman, se devo fare un viaggio abbastanza lungo, prego il rosario. Prima mi vergognavo, te lo giuro, mi vergognavo. Poi un giorno ho pensato, non è che senti la voce della Madonna, però c'è sempre la voce, la coscienza, no? C'è una parte della coscienza che, quando faccio qualcosa di male, vuol dire che non sono io. Però quando faccio qualcosa di bene, è proprio la coscienza che ci ispira, se no ci parla della coscienza. Allora, stavo pagando il rosario in tasca, no? E dicevo dentro di me, ma mi sto vergognando della Madonna, no? Ero la dentista lì. Poi l'altra parte mi diceva, cornuto, no? Ma non puoi ostentare la tua fede davanti a tutti, preghi nel nascondimento. Poi prima la voce del bene era più forte, ti stai vergognando del rosario. Allora ho tirato fuori il rosario. Ma il rosario, veramente, quando tiri fuori dal rosario in un posto pubblico, la gente va fuori di testa. Cosa è successo? È successo che c'erano tre vecchiette, che non te lo racconto. Mi ricordo bene, c'erano tre vecchiette di qua, due ragazzi qua, erano nella sala d'attesa. Ma tu eri vestito da frate? No, no. Ah, eri vestito normale, ok. Avevo questo rosario. E questa, dicono, si toccano dentro, perché io ho tirato fuori, l'ho baciato, e ho continuato la mia preghiera. E sento quella vecchietta che dice all'altra, milanese, puari, avrà quei problemi. Io non l'ho detto, ma volevo dire, ma signora, ma tu c'hai problemi. Infatti, che se con un piede nella fossa ancora non ci pensi. No, perché la gente pensa che chi prega è un poveraccio, certo. No? O che magari si aggrappa alla preghiera per consolarsi di qualcosa. Ma pregare per tutto è un dovere pregare. Perché? Perché la Madonna mi chiede. Di pregare, io prego. Non devo sentire, devo pregare, punto. Certo. Primo però per le sue intenzioni. Cioè tutti le vogliamo bene, no? Alla Madonna. Tutti, penso tutti. Vero. E la Madonna non rifiuta quasi nessuno. Guai chi rifiuta la Madonna. Io quando andavo nei malati terminali, la croce non la voleva nessuno, ma quando gli mettevo la Madonnina sul comodino, nessuno mi diceva no, non la voglio. Capitato raramente, raramente. Proprio i pezzi duri, non credo che sarà tanto da penare. Chi rifiuta la Vergine Maria, e che le dicano tutti, lei è l'unica strada.
per incontrare il Signore Gesù, quello vero, quello che mi fa soffrire quando magari vedo che la Madonna è un po' messa nell'angolino, che si ha paura di parlare di lei, ma lei è la madre di Dio, lei è quella che siede alla destra di Gesù, la regina, e il Signore tutto quello che noi chiediamo attraverso la Madonna ce lo concede, perché è lei che lo chiede per prima, per noi. E allora abbandoniamoci a lei, non vogliamole solo bene, ma cerchiamo di essere più obbedienti, io per primo. E io sono vuota. Sì, una cosa che mi fa anche molto riflettere, fra Michele, le persone, ma soprattutto qua in Occidente, cioè veramente sono arrivati al delirio, mettono l'io al posto di Dio, ed è sempre per cose egoistiche, di piaceri, e in natura ognuno ha la sua debolezza, no? E tutti rifuggono il dolore, rifuggono la fatica, rifuggono tutto quello che non è appunto divertimento, quello che bisogna sempre solo divertirsi. Ma dico, rifuggire il dolore mi può star bene, ma non si pensa che poi la dannazione eterna, quel dolore che si rifugge per poco qua, poi sarà eterno. Mi ha colpito una volta una mistica, adesso non ricordo il nome, aveva detto che anche se una vita si passasse tutta la vita nel dolore più alto umanamente che c'è, nulla è in confronto poi alla salvezza, alla bellezza dell'eternità, no? Alla pace. E quindi non si pensa mai che comunque... Allora, tutti che hanno paura di morire, il terrore di morire, il Covid ce l'ha chiaramente dimostrato, no? Tutti che si sono andati a sfierare per non morire, poi purtroppo stanno morendo per il fiero, però questa è una mia opinione. Detto questo, facciamo i politicamente corretti, ma già questo argomento non si può toccare. Però, detto questo, tutti che hanno paura di morire, ma tanto è un qualcosa che ci capiterà, allora perché non ci fermiamo e riflettiamo e cerchiamo di capire come morire? E Maria ce lo insegna, no? Ma soprattutto anche questo, guarda, paura di morire, la gente neanche si pone il problema. Cioè, cerchiamo di rimandare. Anche se non se lo pone, poi arriva, non è che non arriva. Ma per me la morte non esiste. Chiaro, per me che mi devo andare a condannare da solo. Quando è il momento giusto che il Signore mi chiama, chiedo alla grazia di essere sempre pronto. Guarda, da quando è morto mio papà, una grazia l'ho avuta, sicuro. È quella che questo ogni giorno, cerco di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Cambiano le priorità. O andare a quella messa come se fosse l'ultima messa. Vedi che non guardo più in giro cosa fa uno, quello che non fa l'altro, come prende la comunione quello, come prega quello, come prega quell'altro. Quella è la mia messa. Certo. No? Per me già è una grazia, io faccio chierichetto, messa, no? Già è una grazia passare da quel vino. Sì, allora mi preparo psicologicamente prima. Certo. E per non fare le cose in automatico, perché poi si rischia di essere di fare tutto come, certo, come un automa. No? Guardo la messa, faccio il rosario. Oggi si digiuna, domani si può mangiare, no, cerco di vivere quella messa, ma mi devo preparare prima, certo, vivermi quella messa come se fosse la mia ultima messa. Vedi quando il sacerdote alza il calice o alza l'ostia santa, quando ti metti in ginocchio e dice, quando dice questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma no, perché in realtà lui è l'agnello, non ce n'è altri, certo, Gesù è lui che toglie i peccati del mondo. Quindi se io non voglio peccare devo chiedere aiuto a Gesù, certo, devo andare a fare la comunione tutti i giorni in grazia di Dio. Se non sono in grazia di Dio faccio la comunione spirituale, ma non è che uno non va alla messa. Assolutamente. Quello che vedo qua io in questi anni che ho la grazia di vivere a Medjugorje, perché chiamano Medjugorje confessionale del mondo? Perché per confessarsi deve essere proprio una grazia. Cioè, tu non vai a confessarti. È vero che qua vedi gli altri che ci vanno e vedere le cose buone fa sempre bene. Però per andare a confessarsi deve essere proprio una grazia. Se io vado alla messa in peccato grave non mi ferma mica nessuno a fare la comunione. Vero. Ma per andare a confessarmi
deve essere proprio un dono che il Signore ci sta facendo. Non dobbiamo sentire di andare, no, ma dobbiamo andare. Ma a proposito della confessione, proprio oggi ho fatto questa riflessione, no? Perché adesso si è barattato il confessionale con lo psicologo. Ma dov'è che noi capiamo che veramente nella confessione che c'è Dio che perdona? Perché quando vai dallo psicologo e butti fuori tutto quello che devi buttare fuori, quando esci, sì, hai magari ti sei sfogato, ma quando sei assolto ed esci dal confessionale, veramente provi una liberazione, una pace, una gioia, una leggerezza che non provi in nessun altro. E quindi è la prova provata, che lì non è un parlare, ma è un guarire, è un essere perdonati, è un ripartire. Quindi veramente la confessione è un dono immenso. Ha fatto venire in mente lo psicologo. Ok, parliamo dello psicologo. Che come ti viene in mente la confessione? Sì. Io sono andato, mi ha mandato un po' da tanti psicologi, okay, che cercavano di aiutarmi. Poverino. Una psicologa che sono andato ancora minorenne, ho parlato 3-4 volte da questa psicologa, dopo un po' ha chiamato mia mamma e ha detto non lo mandare più. Mi ha detto cosa è successo? No, perché se no vado io in terapia. Cioè, io non è che dico lo psicologo non va bene. No, no, per carità, quando ci sono le parole, però è un qualcosa di diverso. Può anche aiutare. Certo, sì. Però chiaramente la confessione è un'altra cosa. Certo. Io quando vado a confessarmi non vado a farmi due chiacchiere con il sacerdote, perché comunque per confessarmi devo avere ben chiaro quello che devo dire, che sono i peccati. Certo. Certo che io esempio, ho un paio di confessori che mi confesso sempre dagli stessi due sacerdoti, e delle volte devo anche perdere un po' la faccia davanti agli uomini. Certo. Però se io sono cosciente che in quel momento io vado dentro d'occhi chiusi, no? Non guardo in faccia al prete, scelgo chiedo da chi vado, penso certo. Così la del rosario mi ha detto scegli il sacerdote, non andare a caso, prega prima. Se c'ho il mio confessore fisso entro, dico con gli occhi chiusi, non dico padre Nicola aiutami, ho peccato, no, non dico Gesù perdonami, ho fatto questo e questo. Certo. Poi sempre con gli occhi chiusi, aspetta un po' la rimanzina del sacerdote. La mia sveglia per la pastiglia della pressione. Aspetta un po' qualche romanzina del sacerdote che giustamente. Ma quello che aspetto di più è quello alza la mano. Mi assolve. Non è il sacerdote che mi assolve, ma il Signore attraverso quel sacerdote mi concede la soluzione. Perché non è che dice io è proprio Gesù che ci assolve. Vero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando guardo il quadro della Divina Misericordia, mi piace tanto, io ce l'ho in camera. È vero che il Signore benedice, ma a me mi sembra che assolve proprio in quella foto, no? Chiaro, non è che io mi vado davanti al quadro, Signore, ho peccato che assolvimi, no. Però prima di andare a dormire guardo anche quel quadro con Gesù con la mano alzata che perdona i miei peccati. Tipo faccio l'atto di dolore, così metti che muoio di notte, sono già sicuro. A posto. No? Poi se mi sveglio la mattina che i miei peccati vado al sacerdote e li confesso. Certo. Ma è sempre il Signore che ci assolve. Quindi non posso avere paura di andare a confessarmi e non vado neanche a fare una testa così al sacerdote con tutti i miei problemi. Certo. Vado a dirgli i miei peccati, poi se ho bisogno di qualche consiglio ne parliamo dopo. E a proposito di questo, tu parli da uomo, noi da donne quando andiamo a confessarci non dobbiamo dire i peccati di nostro marito, che è una tentazione, è colpa sua, no, entriamo e parliamo dei nostri peccati, perché io ogni tanto entro dicendo, parlando di lui, dico però adesso confesso il mio peccato che è questo, e quindi... Oggi mi ha fatto ridere, una bovidona siete tremende. Oggi mi ha fatto ridere, cioè Dio Signore. Allora, questo qualche giorno fa, una è stata in piedi qualche giorno fa e è stata a urlare, no? Ah, ma io non sono mica una drogata, capito? Io ho detto, me lo auguro, perché una volta i drogati si vedevano per strada, adesso non si vedono quasi più, ma ci sono tante droghe che abbiamo, legali, no?
sonniferi, psicofarmaci, no, tranquillanti, che magari abbiamo bei bei del nostro armadietto, del comodino, e anche quelle droga. Mm-hmm. Io non sono contro i farmaci, sicuramente, però una cosa che mi ha insegnato Padre Ioso, e me la tengo per sempre fissa nella mia testa, è che niente, neanche nessun farmaco, nessuna droga, nessuna cosa può sostituire l'Ave Maria. Quando mi vengono a chiedere preghiere per i figli, io dico va bene, pregano. Cioè, la signora mi ha detto l'altro giorno, no, oggi, farei di tutto per mio figlio. No? E anch'io sono come tua mamma. No? Io do la vita per mio figlio, ho detto, può ascoltare, ho detto, ok, bravissima, ho detto, l'ho abbracciata, tutto quanto, poi ho detto, chiaramente che lo fai al rosario. No, non chiedimi di fare il rosario perché non lo faccio. Detto, ma scusa, la vita di tuo figlio, cioè, non vale un rosario? Infatti. Aiutati che Dio ti aiuta. Certo. Cioè, la grazia non è tutta gratis. Bisogna insistere, chiedere, supplicare, e tutto quello che chiediamo attraverso il rosario il Signore ce lo concede. La Madonna ha detto, e io posso dire che è vero, tutto quello che chiediamo nel Santo Rosario, la Madonna ha detto, miracoli nella vostra vita. E la Madonna mette anche la firma, che ci fa vedere quando riceviamo la grazia. Se siamo con gli occhi aperti e se siamo in preghiera, riconosciamo anche quando è una grazia. Perché solo tante volte pensi che sei stato bravo tu e che non è la grazia di Dio. La tentazione più grande. Io sono bravo. Io ce l'ho fatta. No? Non è stato Dio. Ma senza Dio non riuscirei neanche a parlare. Vero. Io prima, per scambiare due chiacchiere con qualcuno, non parlavo mai con nessuno. Quando ero davanti alla gente, mi vergognavo. Non riuscivo a stare in contatto con le persone. A Torino era diverso, perché erano tutti zombie che camminano. Gli unici discorsi erano come fregare gli altri, come avere i soldi, come imbrogliare le persone. No. Però stare lucido davanti alle persone non ci riuscivo. Però non posso dire che non è stata la grazia di Dio. Certo. Tutto quello che è successo, vi dico, parlo per me, nella mia vita è stata tutta grazia di Dio, solo la grazia di Dio. Però so che persone hanno pregato e si sono sacrificate, non solo mia mamma, tante persone hanno pregato per me. Infatti la preghiera di intercessione è importantissima. Preghiera fa miracoli. La preghiera fa miracoli. Quindi se vogliamo aiutare qualcuno, preghiamo. Tanto con le omelie non convinciamo nessuno. No. Con la teologia ancora di meno. Se vogliamo aiutare qualcuno, dobbiamo pregare, darsi in ginocchio e affidare questa cosa alla Madonna. C'è un messaggio che le dice: una volta che mi avete affidato una cosa, non me la chiedete più indietro. Prima così, adesso non mi ricordo. Continuo a pregare per quella intenzione, però una volta che io ho affidato alla Madonna un problema che c'è nella mia famiglia, anche qualcosa di grave, qualcosa che mi preoccupa, non è che ogni volta devo stare a dire ma l'hai fatto, non l'hai fatto. Cioè, te l'ho affidato, continuo a pregare e sono sicuro che lei alla fine farà la sua lavoro. Quindi è un atto di abbandono, ecco. Per forza. Assolutamente. Per forza. Bene, Fra Michele, direi che... Dai, leggiamo un messaggio. Leggiamo un messaggio e prima di leggere il messaggio vi chiedo di attivare le notifiche, condividere. E Fra Michele, io tornerò a fine mese, a Dio piacendo, dal 31 maggio al 4 giugno. Se c'è qualcuno che sente la chiamata e vuole venire con noi, mi scrive. Così, perché la prima tappa che noi facciamo sempre come gruppo, e qui voi siete testimoni dei figli di mio amore, quindi veniamo subito. Una grande tappa questa. Sì, come comunità ovviamente, perché ovviamente poi Pobro d'Occhio è parrocchia, però come comunità, la prima comunità siete voi, perché ci date la spinta. Iniziamo il pellegrinaggio col piede giusto. L'importante è venire in pellegrinaggio, perché sì. La Medjugorje si respirare la pulita. Vero. Perché c'è tanta gente che prega, tanta gente che anche stare insieme, ha detto un vescovo qualche tempo fa, non meglio che mi è piaciuto, che proprio vivendo il pellegrinaggio, è vero che delle volte non è sempre facile, perché devi metterti d'accordo con tutti, devi aspettare l'ultimo, quello che si lamenta, ma stando insieme, pregando insieme, magari fai anche una qualche litigata, poi ti riconcili. Certo. Cioè vivi un po' quello che vivevano i primi cristiani.
Ma poi io... qua a Medjugorje, cioè, non è tutto comodo, sì, non è tutto... Ma una cosa che io consiglio, tra l'altro, ma non perché adesso io sto, non sto sponsorizzando il pellegrinaggio, nel senso, ho detto che non l'ho preso al 4 giugno, va bene, però... Non rinunciate alla chiamata, perché in generale, lo dico a tutti, lo dico anche a me, prima non sappiamo... La chiamata è personale, quindi nel momento in cui sentiamo nel cuore la chiamata... Visto che personale stiamo dicendo un no ad un invito, non sappiamo se ci sarà occasione prossima. Io tante persone negli anni ho ah no, ma adesso questo, no, adesso quello. Mi dico, ma cosa c'è di più importante che andare a pregare i piedi di Maria? Però poi io rispetto assolutamente. E poi comunque è una cosa che ho sentito in questi giorni qua, appunto, una signora che ha rinunciato tante volte a venire, non l'ho detto io, ho sentito una testimonianza. Tante volte mi viene di cuore, poi quando è arrivata, quante grazie hai perso, no? Oppure io ho conosciuto un vescovo di cui non faccio nome, a cui ho voluto molto bene, che lui ha sempre detto, verrà a Medjugorje quando sarà riconosciuta. È morto nel frattempo, no? Oppure quando ci sarà il segno sulla collina, no? E qualcuno dice, adesso è il tempo di grazia, e qualcuno dice, aspetta il segno per convertirmi, ma cosa ne sappiamo se siamo vivi quando ci sarà il segno, no? Il quindi segno... diciamo sì alla chiamata quando c'è. Adesso il segno dobbiamo essere noi. Cioè, la Madonna ci ha scelto, ci ha chiamato, sta chiamando tutti gli uomini, perché comunque arrivano anche tanti, non solo cristiani, arrivano tanti pellegrini che sentono chiamati. Io ho portato una ragazza musulmana fuori dalla chiesa per quello che te l'avevo detto l'altra volta. Ma l'ho condiviso con te, lo possiamo dire anche con gli altri. Se tu senti nel cuore di poterlo condividere, condividilo. Non c'è nessun Bernardo. Abbiamo, e poi adesso siamo in contatto anche col telefono. Perché mi ha lasciato proprio impressionato. Ascoltate, una cosa incredibile. Esco dalla chiesa, abbiamo fatto un piccolo video, no? Sì. Dei primi. Poi intanto vi mando qualche video all'Angela così. Pubblicalo. Ma non per vedere noi che parliamo. No. Su internet c'è di tutto, mettiamoci anche qualcosa di bello. Perché non sappiamo chi può ascoltare. E ne hai avuto la prova. Ho avuto la prova. Allora, questa ragazza, musulmana, sì, non italiana, ha visto sto video su internet e è venuta qui. È venuta qui perché non so cosa stavamo parlando, però lei ha detto io devo andare in quel posto. È arrivata, ma esco dalla chiesa e mi dice, ma te sei fra Michele, io ti ho visto, sono venuto apposta per cercarti qua e là perché ho visto il video su internet. Questa qua, dopo che ha visto il video su internet, cosa ha fatto? È nata in una chiesa in Italia e si è confessata. Qui sto parlando della confessione, non so che cosa. È andata a confessarsi. Poi il sacerdote ha capito, grazie a Dio che ha fatto un sacerdote bravissimo, ha capito che c'era qualcosa che non quadrava, poi ha detto, ma tu sei battezzata, ma no, io sono musulmana, gli ha detto, no? E allora lui ha spiegato che non poteva confessare, però stati a parlare e gli ha detto se vuoi andare vai, no? E lei adesso è venuta ancora la seconda volta e ha detto che sta facendo questo cammino dentro di lei per poi battezzarsi e per poi diventare cristiana. Chiaramente ha delle difficoltà perché in famiglia non hanno capito, cioè certo. Dico guarda da un piccolo video fatto poi con le preghiere, perché non è che uno parla così senza... Certo, assolutamente. Poi sa, il Signore non sa come si serve di noi. Certo. Come quando andiamo a casa, la Madonna dice, non raccontate a tutti, ma con le parole. Perché c'è il tempo di parlare e il tempo di pregare. Ricordo, ai primi anni sono venuta a Medjugorje e sorella Elvira aveva detto, non date le perle ai porci. Quando parlate delle questioni, delle cose di Dio, voi parlatene. Se poi dall'altra parte vedete che le persone vogliono ascoltare, continuate. Ma se dovete insistere, non datele per dei porci. Lasciate perdere. Ci sono tante cose che poi il segreto tra noi è il Re, è Gesù. No? Tante cose, anche tante grazie, tante cose che il Signore ci fa vedere, ci insegna, ma tenercele per noi. Infatti anche ogni volta che noi parliamo, così dico, devo chiedere permessi superiori. Cioè, non è che uno fa fai da te, certo. No? Parli giusto per parlare, cioè ci vuole sempre un criterio o una benedizione che poi dice ok puoi parlare, obbedienza, ma anche cioè, se fosse per me non direi niente, se fosse per me non direi niente. Però... Poi c'è Angela che ogni tanto dai fra Michele ci facciamo una diretta così, diciamo veramente, torniamo nelle case delle persone
e parliamo sempre di questo argomento che a me entusiasma sempre, nel senso che mi fa venire veramente una gioia nel cuore. Anche a me, l'unica volta che sto bene è quando parlo della Madonna. Infatti. Cioè, almeno vedo che ha un senso quello che sto facendo. Certo. E poi penso che è doveroso testimoniare quello che abbiamo ricevuto. Bene. Però quando è il tempo di farlo, perché sennò, se non siamo pronti per parlare, se qualcuno non ci dà un comando di parlare, che vede che sei pronto per parlare, poi rischi di far più danno a te stesso. Certo. Io la paura più grande che ho, lo confido, Madre Rosaria Sacerdote diceva, la paura mia è da Dio, ma la paura più grande che ho non è un domani, che tanto sono tutti sul filo del rasoio, no? Oggi sono qui, domani non lo so. Quello che ogni mattina faccio la mia lotta, mi consacro, chiedo la grazia. Però ogni uomo è imprevedibile. Però la cosa che... mi scusi quello che volevo dire. Che non si parla tanto per parlare. Non si parla tanto per parlare, ma la paura più grande. La paura più grande è quella di far brutta figura. Certo. A una donna. Penso che per quello che lei dice, non parlate di Medjugorje qua là, così. Vero. Perché lei darà la grazia, la luce alle persone di capire. La mia paura è quella un domani che, quando sono davanti a lei, che magari dice di volere qualcosa, poi dico, ma sei contenta di quello che faccio, è volontà di Dio, poi magari se ti fa capire che è volontà di Dio. Certo. Però la mia paura più grande è quella di fare brutta figura. Certo. Perché un domani una persona tipo dirà, ah, proprio te che parlavi della Madonna, certo, guarda come ti sei ridotto, no? Ok, oggi ho questa opportunità, certo. Oggi mi sento in dovere di dire quello che il Signore attraverso della Madre di Dio ha fatto. Un domani magari non sarà più questo, no? Sarà solo tempo di pregare, certo. Però adesso non mi posso tirare indietro, e vedo che più parliamo di lei, più preghiamo con lei, perché il rosario non lo preghiamo, lo preghiamo con la Madonna. Lei prega con noi il rosario. Alla messa ci andiamo con la Madonna. Lei viene con noi alla messa. Quando facciamo l'adorazione, è bello fare anche il rosario davanti al Santissimo, perché adoriamo Gesù con l'Ave Maria. Tante volte non è accettata questa preghiera del rosario davanti all'Eucaristia, ma grazie a Dio che Giovanni Paolo II ha fatto il documento della Chiesa dove si può pregare il rosario davanti all'Eucaristia. Ma chi più di lei mi fa adorare Gesù? Magari sono davanti al Santissimo, sto pensando ai fatti miei, non è mica sempre facile meditare, entrare nella preghiera, ma col rosario io riesco a entrare con l'Ave Maria nel cuore di Gesù, ad adorare meglio il Signore Gesù. Certo. Va bene. Fra Michele, siamo andati veramente avanti tanto, direi che è arrivato il momento, perché non diciamo tutto questa sera, se non poi le prossime volte, no scherzo. Vuoi leggere un messaggio? Sì, concludiamo con le sue parole. Concludiamo questa diretta appunto con le parole di Maria, che sono sicuramente le più giuste. Ecco. L'esperienza, tra l'altro, delle parole di Maria, mentre venivo qua con questo gruppo di amici, noi abbiamo l'abitudine di dire rosario, e tra ogni decina apriamo a caso il libro dei messaggi, ma veramente più delle volte quel messaggio proprio è la parola che deve arrivare alla persona. E proprio questi messaggi di Maria sono veramente una guida per noi, nel vero senso. Io vado a dormire con le sue parole e mi sveglio la mattina con un messaggio. Bene, impariamo. Questi due suoi rosari mi sono piaciuti tanto. Cari figli, oggi vi invito a entrare in lotta contro Satana per mezzo della preghiera. Adesso Satana vuole agire di più, dato che voi siete a conoscenza della sua attività. Cari figli, rivestitevi dell'armatura contro Satana e vincetelo con rosario in mano. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Questo è l'ultimo. Cari figli, Dio mi concede questo tempo quale dono per voi, affinché io possa ammaestrarvi e guidarvi sulla via della salvezza. Ora non comprendete questa grazia, ma presto verrà il momento in cui rimpiangerete questi messaggi. Perciò, figlioli, vivete tutte le parole che vi ho dato durante questo tempo di grazia e fate rivivere la preghiera, finché essa non diventerà per voi gioia.
Invito in modo particolare tutti coloro che si sono consacrati al mio cuore immacolato a diventare esempio per gli altri. Invito tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose a recitare il rosario e a insegnare agli altri a pregare. Figlioli, il rosario mi è particolarmente caro. Attraverso esso voi potrete aprire il vostro cuore e io potrò aiutarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Bene, leggo qua un ringraziamento speciale per questa speciale diretta. Allora ringraziamo Maria per averci concesso questa opportunità di veramente parlare tra noi e con voi di lei. E salutiamo Maria con la sua preghiera. Un Ave Maria, noi la recitiamo di qua, voi unite a noi e concludiamo così questa diretta. Va bene? Vai. Guida tu. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Amen. Santa notte a tutti. Ciao, grazie.